Passato Ferragosto, per qualche commerciante arrivano le ferie estive. Lo si può notare anche a Cremona, passeggiando per le vie del centro, dove 3 negozi su 10 hanno luci spente e serrande abbassate. Una scelta però non condivisa da tutti, in particolar modo dopo un mese di luglio che, nonostante i saldi, non è stato proprio rose e fiori per il commercio cremonese. Ci sono alcune attività che ho visto rispetto all'anno scorso stanno tenendo chiuso. Ovviamente un po' stupito anch'io, specialmente un po' per il periodo difficile, dopo aver visto un luglio non eccezionale, mi aspettavo anch'io che il commercio rimanesse più aperto, anche perché vabbè, ci sono dati di flusso di turisti, per carità tantissime attività aperte, altri sede che si possono permettere di chiudere. Un numero di vetrine spente maggiore rispetto a quello dello scorso anno, fatta eccezione per le catene e negozi più organizzati, una decisione comunque comprensibile. C'è anche da dire che effettivamente, io faccio il commerciante nella vita, la settimana di solito più debole è proprio quella dal 16 al 22, di solito è quella dove effettivamente i flussi sono minori, e chi magari è da solo nella propria attività oppure non è mai riuscito a chiudere con qualche dipendente lo fanno anche proprio per recuperare, per fargli fare le ferie e recuperare un po' tutto.